facciamo un grande applauso a Simona Fidinacci. Oggi ti grazie, tu mi sei sì. Michele Michi Pian! Siamo la scuola Dante Alighieri di Udine con le stelle in classe, questa iniziativa inserita in un progetto molto interessante da parte proprio della scuola primaria Dante Alighieri, ed è qui con noi il coordinatore, il professor Damiani. Questo è un progetto molto interessante che parte nella prima elementare, usiamo il termine vecchio, e che vede i bambini coinvolti ogni giorno per un'ora in attività di movimento, di sport. Quindi un continuo allenamento, ma non solo fisico, ma anche al rispetto delle regole, all'introduzione anche di materie che possono sembrare strane, tipo matematica in palestra, italiano in palestra, inglese in palestra. Quindi è un'esperienza molto molto interessante e importante. Stelle in classe alla Dante Alighieri di Udine con l'ospite speciale, l'atleta olimpico del basket Michele Mian. Michele, hai ricordato un po' quelle che sono state le tue sensazioni quando hai vinto la medaglia d'argento ad Atene? Le hai un po' ricordate qui ai ragazzi e ti sei anche emozionato? Beh sì, sicuramente fare questi incontri con i ragazzi che ti fanno tornare in mente i tuoi successi è sempre piacevole. Sei arrivato al massimo con la pallacanestro, che cosa ti ha dato lo sport? Non soltanto dal punto di vista ovviamente delle soddisfazioni agonistiche, ma come uomo? Per me è stato fondamentale, mi ha permesso di crescere, di migliorare il mio carattere, mi ha cambiato meglio sicuramente lo sport, e penso che sia utile per tutti, soprattutto per i ragazzi, i bambini. Praticare qualsiasi sport ti permette di fare esperienze nuove, di farti confrontarti con te stesso e con gli altri. Tu come atleta sei riuscito a giocare ai massimi livelli e parallelamente sei riuscito anche a laurearti. Che cosa trasmetti ai ragazzi che frequentano la tua scuola di basket proprio in base a questa tua esperienza di vita? Beh, adesso sono ancora piccolini i bambini, però sicuramente l'idea di poter fare tante cose contemporaneamente, mettendoci la volontà.